cane libero, oddio. Lo soffi fuori con l'aria compressa e lo rinfili dentro con lo sputo. Una parola sola: ritirati. Iniziamo coi botti proprio. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori. Allora, ci troviamo oggi in paese da me. Prima di iniziare a fare questo giro direi che devo fare assolutamente benzina. Mi stavo uccidendo, non so che mi è andato in gola. È venerdì pomeriggio, sono uscito da poco da lavoro e non so se capita anche a voi, ma penso proprio di sì. Il venerdì, quando si esce, macchina o moto che sia, si scanna di brutto. Facciamo benza. Minchia, scusa allora. Modalità povero attivata, facciamo 10 euro. Che cazzo si arrampica quello lì? Abbiamo una moto seria qua, eh. Tra motociclisti ci si saluta sempre. Adesso vi devo anche raccontare perché non ci sono i bilancieri. Grazie! Adesso in giro per Milano c'è un casino allucinante. Perché cazzo sto andando di qua? Un po' perché la gente esce dagli uffici, un po' perché ho guardato su Maps e c'è un incidente. Tanto per cambiare, ovviamente. Cioè, oggi non posso passare. La mia idea era quella di fare la stessa strada più o meno che faccio quando vado a lavoro. È una strada di merda, perché mi ricordo che vado a lavoro. Però siccome dalle altre parti c'è traffico, sì, non che qua ce ne sia di meno, però proviamo di qua. Allora, prima di arrivare al fulcro di questo video, che è raccontarvi il mio nuovo compagno di viaggio che ho adesso indosso ma voi non vedete, vi devo anche spiegare perché mancano per esempio i bilancieri. Un corriere che va piano, mai visto in vita mia. Io sto collaborando con SRT che fa pezzi per moto e mi ha mandato alcuni componenti tipo i bilancieri. Farò un altro video, anzi ho già iniziato a girarlo, dove vi faccio vedere appunto le modifiche apportate alla moto. La moto è rimasta a metà perché non c'è mai una volta che io metta mano a una macchina, ha una moto e riesca a fare tutto in una volta, è impossibile. Stavo montando le manopole, per me le manopole, siccome ho sempre avuto motard, sono un cazzo di coso di plastica che infili nel manubrio, fine, no? Lo soffi fuori con l'aria compressa e lo rinfili dentro con lo sputo. Invece, per mia felicissima sorpresa, per le manopole che mi sono state inviate non è così, sono quelle manopole lì che hanno anche il metallo interno. La manopola del gas ha all'interno già predisposto per il gingillo del gas, quindi devi smontare tutto. E siccome non ci avevo sbatti, la moto è rimasta a metà e mancano pure ovviamente i bilancieri, perché cazzo metti i bilancieri, poi li devo rilevare per mettere le manopole. Dai zia, su. Ho detto zia perché per quell'auto spero tu fossi una donna, perché se un uomo con quella macchina lì, una parola sola: ritirati. Allora aspetta un attimo zio, no, perché io non è che ho tanta voglia di stare in fila. In questo momento mi sento molto Royal Jordanian con una moto della Madonna, ma in mezzo alle macchine a scarsarsi i coglioni, consumare frizione per niente. Questo tranquillamente con il baule aperto, non farti problemi zio. Minchia gli zingari. Vai, 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 non avrei manco l'assicurazione. Ma che cosa cazzo sta... Ma per... Boh, non... Boh, perso anche le parole. Ti muovi, Madonna. Ora appena trovo un posticino decente mi fermo, così vedete le primissime modifiche alla Z800 e il nuovo compagno di viaggio. Vai, Passione Motori Production. gradi, bella fresca. Questo è proprio uno degli incroci più merdosi che esistano. Bene, questa è esattamente la strada che faccio ogni mattina, tutta dritta, noiosissima. Mi piace il mio nuovo rogiolino. Cos'è che ho detto? Rogiolino? Cane libero, oddio, what the fuck. Quello è pericolo, eh. Compagni biker ma sconosciuti a me. Cioè, siamo in un periodo che veramente la mattina fa freddo, ti metti il giubbotto, poi il pomeriggio muori di caldo che ti vuoi strappare la pelle dei coglioni, e poi adesso che va via il sole fa di nuovo quasi freddo. Toh, fermiamoci qua. Quale posto migliore? No, che schifo, dai, fa cagare. Qua è dove parcheggio sempre la macchina. I miei capi sono ancora qua alle 7. Due coglioni, oh.
Allora, cosa vi faccio vedere oggi? Il mio nuovo compagno di viaggio. Allora, a parte che le piccole modifiche, come potete vedere, per ora sono solamente quello. Qua manca tutto. E questo. Diciamo che sono quel tocco in più, ma manca tutto il resto. Quella lì, tra l'altro, quel fumo lì, solitamente in Veneto lo chiamano bubarata. Vi spiego, anche perché è importante nella vita saperlo. Quando i contadini danno fuoco lì alle sterpaglie, le robe, poi tante volte sbagliano e danno fuoco a mezzo mondo. Allora, eccolo qui. Praticamente è lo zaino di XL Moto, che è una figata pazzesca. È uno sballo, mi piace. È super imbottito, ha la cerniera interna, quindi se lo utilizzate anche giù dalla moto non vi scavallano la roba perché lo avete addosso. E soprattutto a me era capitato molto spesso, soprattutto col 610, che tipo i nastrini e le cose dell'altro zaino si incastrassero in qualcosa della moto. Invece così è impossibile, perché sono solo questi due piccoli e sono dietro. Io a vederlo così ho detto costerà almeno 50 euro, e effettivamente costerebbe così, solo che ce l'hanno in sconto e costa 19. E ovviamente trovate il link in descrizione. Come potete vedere, vabbè, io dentro ho le mie robe, vabbè, della GoPro e della Sena, che ci stanno benissimo. La cosa figa secondo me è che c'è il porta computer, che questo qua sicuramente mi tornerà utile sempre, perché quando fai video devi montarli in giro, ti devi portare il portatile, quindi tac, lo infili qui, dove tra l'altro adesso ho i documenti, vabbè, e con questo qui lo tieni anche fermo, molto comodo. Due tasche qua, qui non so se se volete bloccare qualcosa in qualche modo. E la cosa che tra l'altro mi è piaciuta molto è che è compatto e leggero, cioè vedete che è anche fatto bene, tipo le cerniere coperte da questa guarnizione. Questo qua serve per legarvelo in vita, e c'è anche la parte sopra che serve per legarvelo sul petto. Però è fatto proprio bene, cioè c'è tipo, vedete questi nastrini qua, cioè per tenere ferme le robe. Vabbè, secondo me è fatto molto molto bene, e quindi ve lo consiglio altamente. Che miseria, che male, c'ho priorità per fare sta roba. Io adesso vado a girare un altro video per voi. Spero che questo piccolo consiglio vi serva, vi faccia contenti. Sicuramente se trovo altre robe fighe ve lo dico. Non so sinceramente quanto durerà ancora lo sconto, però io questo video lo caricherò a breve, cioè nel senso, quando lo state vedendo io l'ho girato poco prima, quindi lo sconto è sicuramente ancora attivo. Quindi link in descrizione, se volete approfittarne fatelo pure. Io con questo vi saluto ragazzi, grazie per la visione, e come al solito ci vediamo sul canale Passione Motori. Questo zaino è perfetto anche per fare pure sound. Vi farò vedere come li faccio e farò un video pure sound sulla Z800, quindi sappiate che questo zaino si addice molto molto bene a questa cosa. Let's party in